Ok, Leo, qualcuno chiede per lo strudel quanti strati di sfoglia hai messo? Se non sbaglio sono due. Ecco, due molto sottili, ovviamente l'hai. Sì, due strati di sfoglia, quindi per rivestire il nostro strudel, due strati di sfoglia. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Ciao Rossella, sono Mariella del Reggio Calabria. Maria? Mariella. Ah, Marinella. Marinella. Buonasera, sì. Marinella. Mariella. Mariella, addirittura. Io ho problemi di udito, che devo fare? No, non preoccupare. Ti volevo complimentare con te per la tua simpatia. Grazie. La spietezza soprattutto. Grazie, che gentile. Grazie mille. Senti, volevo sapere la ricetta della torta al cioccolato. Ancora questa torta? Perché io l'ho letta tante volte, però non ho mai preso appunti. Ah, ho e capito. E volevo farla a mio figlio. Ah, benissimo. Che ama molto il cioccolato. Guardi, Mariella, allora noi l'abbiamo fatta già qualche, ovviamente la settimana scorsa, qualche giorno fa, poi l'abbiamo riproposto la ricetta qualche altro giorno fa e in più abbiamo promesso insieme alla signora Adriana che la rifaremo, quindi ci sarà un'altra puntata in cui riproporremo la torta al cioccolato nei suoi vari procedimenti, quindi sono io che ho problemi di udito, regia, non ti preoccupare, quindi avremo modo di rifarla e di riproporre gli ingredienti. Guarda, anzi Mariella, guardi, mi scusi se gli ho dato del tuo, magari già domani sera mi ricorderò di preparare nuovamente la schermata in modo tale da poterla far vedere di nuovo, va bene? Se non c'è il procedimento, basta che avere gli ingredienti. È molto semplice comunque da fare, ed è una torta oltretutto che non ha le uova, quindi anche infatti, abbastanza leggera ed è fattibile in poco tempo. Sì, ricordo, solo che purtroppo non ho preso tutti gli ingredienti e quindi ecco, mi sfuggì. Guardi, così io le dico che gliela riproporremo domani, no, così no, domani. Tu scusami. Ah, ok. Va bene, Mariella, quindi ti dicevo, ovviamente ti dico che la riproporremo domani, così almeno siamo sicure che una telespettatrice domani l'avremo. Certo. Va bene. Grazie tanto. Grazie a te. Grazie per il proseguimento di tutte le trasmissioni che verranno. Grazie mille, grazie veramente tanto, continua a seguirci sempre, Mariella. Ma ciao. Ciao, grazie. Grazie. Buonasera signora. E Leo vedo che sta andando a far a mettere sul fuoco, questo è il brodo vegetale, vero Leo? Ok, con il dado, qua abbiamo messo l'acqua ovviamente a riscaldare con un poco d'olio, un dado vegetale e poi delle carote e del sedano. Qualcos'altro Leo? Il sale, un pizzico di sale o no? C'è il dado, quindi. Sì, il dado. Cioè, no, sale no. Sale niente, quindi questo ci servirà poi per andare a insaporire ancora meglio le pappardelle, quindi lo aggiungeremo mano a mano che andremo avanti nel nostro procedimento. Certo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Sono la signora Rosa di Monasterace. Monasterace, signora Rosa, buonasera. Del signor Pasquale. Sì, mi ricordo che ha già chiamato lei la settimana scorsa. Sì, buonasera. Sta bene? Bene, signora Rosa, molto gentile ad aver chiamato. Complimenti allo chef, è bravissimo. Grazie, signora. È bravissimo davvero, non c'è dubbio. Grazie. Poi è bella ricetta. Stasera mi piace molto lo strudel che ha fatto. Sì, è molto semplice anche da fare. Particolare. Sì, infatti. Strudel spaziale, signora Rosa, sì. Telespaziale. Infatti. Bene, ha cenato lei per questa sera? Ha cenato? Io cosa ho cucinato? Sì, anche la stessa. I broccoletti stasera. I broccoletti, buoni. Sì. Bene, mi fa piacere. E per domani cosa farà, signora? Per domani faccio le vencelle di stocco con le patate. Ah, stocco e patate. Sì. Che avvito piace molto, sa signora? Sì, sono buone, sì, con le olive, come le facciamo. Sì, è buono lo stocco. Sì. Bene, signora, io la ringrazio molto per aver chiamato. Complimenti ancora. Grazie, al presto. Stocco e patate. Andiamo ad aggiungere intanto questo per la pasta, vero Leo? Sì. Nell'olio la cipolla, il prezzemolo, il basilico e i capperi per le nostre pappardelle. Capperi no, dopo i capperi, hai ragione. Pronto? Pronto, buonasera. E buonasera a lei. Con chi parliamo? Io mi chiamo Rita. Rita, da dove? Da Polistena. Polistena, quante amiche che si chiamano Rita abbiamo a Masterchef? È un nome comune. Poi facciamo anche che facciamo? La cennita delle rite. Sì, delle rite che abbiamo. Signora, mi dica tutto. Dunque, io volevo sapere, quanto devo tenere lo strudel nel forno? Ah, Leo. 20 minuti. 20 minuti, signora. 20 minuti? Sì. Va bene. L'ha mai fatto? Complimenti, perché mi piace l'impostazione, cioè il fatto che il cuoco te le cucini proprio alla televisione. Facilmente le cose. E infatti è un buon modo per imparare sì, e prendere spunto. Grazie signora. Grazie, buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera. Signor Tropea. Buonasera. Mi conosce
sì, ormai. Buonasera. Buonasera. Un applauso per lei. Buonasera, buonasera. 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 Un saluto al signor Vito. Grazie. Buonasera, signor Trofea. Simpaticissima, una persona che collabora con Telespazio, mi fa piacere. Eh beh, ormai è un fedele amico, sì, anche lui, come no. Sì, grazie, infatti, anche lei lo è. Veramente, ho avuto piacere di conoscerlo quella sera, però mi ha fatto una bellissima impressione, infatti. Meno male, meno male. Grazie. Tutto il saluto ai signori, quello con gli occhiali, con questo ragazzo. Matteo, grazie, Matteo, grazie. Luca e l'altro Vito. Buonasera, dai, signor Tropea. Tutti quanti, anche buonasera. La signora Yolanda e Leo, certamente. Poi il grande chef. Come no, Leo. La signora Yolanda. Grazie, grazie. E a te, Rosella, in modo particolare. No, no, non si preoccupi, per me non c'è problema. Comunque, signor Tropea, posso dire una cosa? Lei mi permette? No, per me è un piacere per me. Il nostro segreto lo posso svelare? Sì. Posso dire che domani sera lei sarà qui a Masterchef? Davvero? Non è vero? Davvero? Sì. Io mi auguro di sì, signor Tropea. Buonasera, allora. L'aspetto. L'aspetto con molto piacere, signor Tropea. Allora verrò con un paio di amici, dai. Va bene, va bene, l'aspettiamo qui in diretta. Sì, speriamo che ci trovo su mangiare stasera, bellezza. Capiterà bene anche per lei, non si preoccupi, le andrà bene domani. Sì. Come si vede il cane, mamma mia. Anche noi, guardate, anche noi, signor Tropea. Tantissimo. Grazie, sì. Sa cosa ho saputo io? Cosa ha saputo? Che fate questa trasmissione con questo gran signore Leo? Sì. O no? Ma non dice suo padre che tanto. Ma è... Cosa? Vorrei che parli un po' di più. Sa cosa che fate questa trasmissione? Sì. C'è tanta gente che io parlo, mentre parliamo di questa trasmissione, e la sera non mangia, non mangiamo. Addirittura, per guardare noi. Io già di fare mezzo saggio. Mi chiedo scusa e grazie per la sua simpatia. Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Sono Rina da Cosenza. Rina, benvenuta. Rina, cambiate la consonante. Infatti, Rina da Cosenza. Lina. Ah, Lina. Lina. Benvenuta, Lina, mi dica. Complimenti per la trasmissione. Questo semplice, molto rosso, vivace. Grazie, signora. Complimenti al fuoco, molto discreto, molto professionale. Grazie, Leo. Grazie, grazie. Volevo sapere se Leo qualche sera propone la pizza. Sì, signora, come no? Non sarà solo Leo, ovviamente verranno anche altri amici a trovarci. Proporremo, signora, le dico, la pizza, i calzoni, la trippa anche, il morsello catanzarese. Faremo un po' di tutto, quindi ci divertiremo a spaziare e a variare, signora. Va benissimo, questo volevo sapere. Complimenti ancora, continuate. Grazie, signora. Grazie, signora. Buonasera. Buonasera, grazie. Arrivederci. Pronto? Pronto? Buonasera. Sera, sono Sergio, il famoso Sergio da Strongoli. Da Strongoli? Sì. Sergio, benvenuto, ho già chiamato, sì, mi ricordo di lei. Sì, ma c'è una memoria che è incredibile. Sto molto attenta agli amici che ci seguono. Sì. È una brava presentatrice. Grazie, molto gentile. Che ricordi in maniera mnemonica. Sì, li ricordo abbastanza, sì, infatti, spero che mi duri questa memoria, comunque. No, veramente, è buono questo, perché uno che pensa che magari il telefono si mangia molto pesce. No, invece sì, c'è gente che magari non sento da un po' di tempo e nella mia testa ogni tanto mi domando chissà che fine ha fatto Tizio, Caio, però mi fa piacere ogni tanto risentire tanti amici, perché alla fine ormai siamo diventati tutti amici, signor Sergio. È verissimo, poi c'è lei, diciamo così, che spazio attraverso queste cucine, le spazio, ci fa mettere anche a noi voglia di cucinare, di partecipare anche al banchetto come fanno quei tre signori lì. Infatti, mi fa piacere, signor Sergio. Mi dica, lei ha cenato per questa sera? Ho cenato questa sera. E che cosa ha mangiato di buono? Ho mangiato di buono, che aveva la salsiccia fresca, l'ho messa a bollire per togli di grasso, poi l'ho messo del sugo. Poi ho messo del sugo, poi ho fatto della pasta, e qui mi è venuto fatto col sugo con un salsicce al sugo. Buona, quindi lei la pasta di sera la mangia? La mangio sempre, c'è un piatto, diciamo così, completo, carboidrati. Ma oggi a pranzo ha mangiato anche pasta o ha mangiato altro? No, panini, perché avevo il muratore per fare compagnia al muratore. Ho capito. Dovuto lottare. E con che cosa, mi dica, che companati ho messo dentro? Posso sapere con che cosa l'ha mangiato il panino?